Salmoni e bentornati sul mio canale, ma soprattutto bentornati sulla serie di FIFA. Oggi ragazzi succede qualcosa di incredibile. So che l'editing non è un granché, perché è successo un casino durante il gioco, durante l'ultima puntata, tra i vari infortuni, tra i giocatori che chiedono sempre di più di giocare, tra i giocatori che magari fanno schifo quanto lo schifo appunto e non riescono a dare il massimo in campo. Soprattutto nelle quelle poche partite che gioco, ho fatto calciomercato, ma non è che ve l'ho fatto vedere più di tanto perché sarebbe venuto fuori un video 20 minuti. So che molti di voi guardano più volentieri un video da 15 minuti piuttosto che 20-25, perciò quindi in tutto ciò sarò molto breve nel dirvi che abbiamo acquistato Jerome Boateng, visto che Alderweireld e l'altro, sempre tutto il Belga, se non sbaglio, sono, si infortunano un po' spesso, quindi ho deciso di comprarmi Jerome Boateng, cosa che vedrete sicuramente nella copertina. L'altro acquisto importante che ho dovuto fare è stato Gareth Bale, finalmente ce l'ho fatta a prenderlo, perché vorrei utilizzare Son prima punta qualche volta, Son seconda punta qualche volta, e ci abbiamo anche Moura che fa da ala destra, ma vorrei che avesse comunque un cambio per far ciò. Scusate che l'editing non sia un granché, scusate che questo video esca dopo settimane, ma ho avuto un bordello da fare, ho un sacco di casini che voi non avete idea. Detto ciò, spero che la serie possa continuare, ci vediamo probabilmente non domani, ma dopodomani con un altro video. Sto pensando se ho tempo e riesco a far uscire Fortnite FIFA, Fortnite FIFA, Fortnite FIFA, poi vediamo. Detto ciò, vi ringrazio e buona visione, ragazzi. Sì, vi ho detto tutto. Bella. Ciao a tutti Salmoni e bentornati sul mio canale, bentornati sulla serie della carriera d'allenatore del Tottenham. Andiamo a fare la conferenza stampa contro il Manchester United. Ragazzi, siamo primi in classifica, siamo a 41 punti. Praticamente tutti gli altri ci possono solamente dire ciao. E niente, questo è. Andiamo. Buonasera. La squadra Manchester United è punta ad avvicinarsi alla vetta. Secondo voi ha qualche chance di raggiungervi? Loro sono un'ottima squadra, ben allenata, e occupano meritatamente la posizione in classifica attuale. Che vinca il migliore. Stanno andando oltre le prospettive. Lo so, avevo detto che non me ne fregava niente della Premier League, ma se vinciamo le partite le vinciamo, cioè non è che posso. Non sappiamo cosa succederà in futuro, ma il minimo che possiamo fare è provarci. Manchester United e Tottenham Hotspur sembrano equivalersi sulla carta. Come affronterete questa partita? Innanzitutto vorrei dire che io vorrei puntare alla Champions League, ma se la Champions dovesse essere troppo complicata per vincerla, l'unica soluzione sarebbe vincere il campionato o comunque vincere qualcosa. Quindi non dobbiamo sottovalutare assolutamente il Manchester United, perché anche se non sembrerebbe una squadra forte, può mettercelo nel di dietro. Grazie a te. Oh, l'ho personalizzato un po' perché ho visto che nei scorsi video stavo zitto come boh. No! Vabbè. Ragazzi. Abbiamo regalato punti al Manchester, ma in realtà è un bene che questo sia accaduto, perché avrei sicuramente messo giocatori titolari, vedi Kane è stanco. In casa contro il Chelsea dobbiamo giocare la 18ª partita di campionato. Chi è primo in classifica? Harry Kane con 12 gol. Vediamo cosa faranno i nostri.
Ok, dunque fatto turnover a qualcun altro, giusto per non far infortunare i giocatori. Questa è la rosa con cui ci schieriamo. Ali, Eriksen, Walker, Peter, Winks, Loris, Lo Celso e Kane in panchina, che poi entra, va bene. Modric e Lucas Moura segnano. Vedere che succede contro il Norwich City. Doppietta di Dele Alli. Di Dele Alli. Vabbè, uguale più o meno. Se mi compro Bale a circa 45 milioni. Con quello che rimane mi posso comprare. Vabbè. Compriamoci Bale, va. Che poi al centrocampo diventa un problema. Ho bisogno di fare turnover. Scusi, la scorsa volta, cioè 6 mesi fa, l'ho offerto un po' poco. Famo 45? Oh! Ah, stavolta ce l'ho fatta. Che sollievo. Oh, si vede proprio che non c'hai risordi, eh. Lo so, lo so. Allora, tu hai chiesto 41 milioni in... cioè, capiamoci, eh. Io sono disposto a offrirtene 23. Proprio come cartellino del tuo giocatore. Cioè esattamente quello che vale. Bene. L'acquisto più semplice del mondo. Andiamo a giocare contro il Southampton, l'ex squadra di Gareth Bale proprio qui in serie, in Premier League. Il Southampton è stata la prima squadra di Gareth Bale dalla quale poi passò esatto, al Tottenham. Tripletta di Son, ragazzi. Tripletta di Onmin Son. Partecipiamo alla conferenza stampa, va. Siamo tornati a 79. Thanks guys, good to see you here. We'll get Ciao, started with the ciao. questions now. Dimmi, dimmi. L'acquisto di Bale della squadra Real Madrid le ha messo a disposizione un top player. Cosa si aspetta al suo debutto contro la formazione Arsenal? Innanzitutto lui il debutto ce l'ha già fatto, però... So che Bale farà bene con questa squadra, è esattamente il tipo di giocatore che ci serviva e credo che possa fare la differenza. Sono
ha già giocato qui. La squadra di Tottenham Hotspur ha vinto l'ultima partita con due gol di scarto. Tre in realtà. Situazione. I nostri avversari fanno bene a temerci. Credi di poter sbattere la squadra Arsenal? I ragazzi hanno tutto per vincere. Abbiamo fatto parecchia strada per arrivare fino a qui e non abbiamo intenzione di arrenderci proprio ora. Grazie, okay. Alla prossima. Gli Spurs. Vabbè, contro il Liverpool, che è quarto in questo momento. Arsenal è secondo, ecco perché ci hanno fatto con molta facilità. Conferenza stampa, via. Io adoro fare le conferenze stampa, okay. Ragazzi. Welcome everyone. We'll be starting with questions now. L'ultima sfida tra voi e la squadra Liverpool ci ha regalato gol e spettacolo. Cosa si aspetta da questa partita? Mi basta che la squadra Tottenham Hotspur vinca di nuovo. Liverpool e Tottenham Hotspur sembrano equivalersi sulla carta. Come affronterete questa partita? No. Vabbè. Faremo qualche modifica prendendo spunto dalla nostra. Vabbè. La squadra Liverpool punta ad avvicinarsi alla vetta della classifica. Secondo lei quale chance hanno di raggiungervi? Ho risposto, ma avrei risposto realmente, eh? Secondo voi. Faccio in bocca al lupo ai nostri avversari, ma siamo noi più forti e proveremo a dimostrarlo. Ho dovuto rispondere, ragazzi, in un modo anche un po' aggressivo, no? Questi si odiano a morte, non si possono vedere i tifosi. E anche questi ci hanno purgato. Ragazzi, ci sta che ci purghino, eh? Cioè, abbiamo cambiato giocatori. L'ultima partita di oggi, Watford. Harry Kane. 1-0. Finisce 1-0, siamo ancora primi con 52 punti, anche se ci siamo fatti leggermente recuperare. Classifica un po'. Un po' rovinata da quei tre pareggi e tre sconfitte, ma abbiamo 17 partite vinte, ragazzi. 17 partite vinte. Detto ciò, come già anticipato, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. The stupid catch me on side memes, the pickle brick memes, man fuck Normie. When I die, bury me inside a Gucci coffin. Make hits all day and the rain no stopping. Jay kill Josh, yeah, he make tracks too often. I don't need a gold chain cause we're too damn awesome. When I die, bury me inside a Gucci coffin.